Avanti, piantone, fate passare. C'è permesso. La vostra sì. Venite avanti. Dunque, ha detto il brigadiere che avete rivoluzionato Forcella. Ci sono state percosse. Non è vero. Come sarebbe non è vero? È perché non è tempo loro. Potete domandare. Per coco non se ne sono vista proprio. Ma che per coco? Io dico legnate. Ah, sì, è una mola scassata. Questa è vostra moglie? Ah, che lo sapo? No, quello mo che viene mia moglie qua succede nei quattro giornate. Signori, mi stavo appiccicando in santa pace per fare tremini. Se stavo pigliando un caffè. Silenzio! No, già parla io. No, signora, da sentire a me. No, signora, ma da fare grazie vi fa perdere la lingua a tutti e due. Se no vi porto dentro. No, scusate, ma lei non portate dentro a nessuno. Perché io ho ragione. Parliamo bello. Ecco qua. Io stavo camminando per Forcella, va bene. Quando ha giunto certi strilli, mi sono avvicinata alla folla e come ogni napoletana che non si intriga mai le fatte sue, ha cercato di mettere pace fra due donne. La qui presente è un'altra casa Stevana facendo ustrascina. E che cos'è ustrascina? Parla la lingua madre. E non posso, quella mamma è morta. Ma cretino, voglio dire, fammi capire con la lingua italiana. Vabbè, ho capito. Allora adesso vi faccio l'estradizione. La traduzione. Sicuro, come dite lei. Lo strascino, in lingua di madre, vuol dire quando due donne fanno pila e pila. Capillo e capillo, va? Ho capito, e allora? Allora io mi sono menato in mezzo per spartere. E ha già avuto un cuofo nei mazzati. Bene, bene. No, male, male. E questa donna che c'entra con voi? C'entra, perché è una delle due litigante. È precisamente quella che mi ha scassato l'unica mola sana che teneva ed indi poi mi deve portare dal dentista. Gesù, e chi si suo numero stamattina? E perché adesso dovrebbe venire vostra moglie qua? Perché dice che io mi sono messo in mezzo per difendere la mia mamma. Che sarebbe questa qua? Sì, signore. Ah, manzamuse, ma da faccio lo strascino? Quindi è la vostra amante? No, signore. Ma voi mi volessimo fare un manicomio stamattina? Insomma, è o non è la vostra mamma? No, questo lo ha creduto mia moglie. Buongiorno a tutti. Camala turno. Trasuto in da cantina lo zipè. Mugliere, ma mo si è inteso noi? Morte farmi sfaticata. Mi ha inguaiato la casa. Con tre chiove e dia. E mo voglio farmi pure un coppa a quest'urba bella femmina d'oio. Uè, parla buono, si date scippa la faccia. Chi è la sapa, marito? Ha sentito, generò. Ha sentito! Ma generale, bella fe, io sono il commissario! Come volete lei? Ah, mi volete dire chi siete? Chi sono? Voi mi guardate! Sopata, son copata! Ma che stiamo facendo zappatino? Colonne! Ehi, ma ci sei grado! Sono la mogliere di quest'uomo fritrifico! Fedifrago, volete dire? Ma mo che scinna bascia da già mettere sta capa e vacca dinda la sporta e pummarola fracciata! Ma chi me l'ha fatta fa, capita? Ma mi fanno a diventare caporale! Scinna bascia, delinquente, a te stavo sciottino! Bascia già per il mazza! Ho capito, portate a velle, via, via tutti! È stata sola che male! Mi dà già strafugato! Signor Presidente, avarite, ma stava a te! In casa a mano! Stata sola che male! I sciotti che mamma! Voglia, signor Tenente!